In questo esercizio abbiamo il solito punto P che parte da A e si muove sulla circonferenza di moto circolare uniforme e la sua proiezione Q si muove di modo armonico sul diametro. All'istante 0 l'angolo iniziale descritto dal punto P è alfa 0 che non c'è come al solito, perché il punto iniziale A corrisponde all'angolo nullo. Poi conosciamo la velocità angolare con cui questo punto P ruota sulla circonferenza. Questa velocità angolare è di 140 gradi al secondo. Noi sappiamo che la velocità angolare vuol dire quanto angolo fa il punto P ogni intervallo di tempo, quindi delta alfa diviso delta t. Ma siccome l'angolo iniziale è 0 e anche il tempo iniziale è 0 quando il punto sta in A, allora omega è semplicemente l'angolo diviso t, alfa diviso t. Da cui ricaviamo con la formula inversa la solita formula che l'angolo cresce con il tempo in modo proporzionale, alfa uguale omega t. Cioè al passare del tempo questo angolo descritto dal punto P si allarga sempre di più in modo proporzionale al tempo. Omega è la velocità angolare, 140 gradi al secondo vuol dire che ogni secondo il punto P descrive un angolo di 140 gradi che è, se lo misuriamo con il goniometro, corrisponde a questa ampiezza. Parte da qua e arriva fino a questa apertura. Questo dopo un secondo. Gli altri dati del problema sono il raggio della circonferenza a 20 cm e poi la velocità del punto Q meno 30 cm al secondo. Vuol dire che il punto Q si sta muovendo verso sinistra perché ha la velocità di segno negativo. La domanda è in quale momento, in quale istante di tempo t il punto Q che oscilla di modo armonico ha questa velocità verso sinistra di 30 cm al secondo? Poi la domanda successiva sarà invece in quale momento la velocità del punto Q sarà il doppio di 60 cm al secondo, sempre verso sinistra. Cominciamo con la prima domanda. Siccome noi conosciamo la velocità del moto armonico del punto Q, allora usiamo la formula della velocità che è questa, meno omega r seno dell'angolo. Angolo alfa che abbiamo visto prima è omega t. La nostra incognita quindi è l'istante di tempo t. Prima dovremo trovare l'angolo alfa, cioè omega t, perché gli altri dati li conosciamo tutti. Conosciamo la velocità del punto Q, meno 30 cm al secondo, conosciamo omega, 140 gradi al secondo, e conosciamo il raggio da 20 cm. Quindi con la formula inversa dobbiamo ricavare prima l'angolo e poi l'istante di tempo. Quindi questa è la formula. Andiamo a sostituire i valori numerici, meno 30 cm al secondo la velocità, meno, e qui dobbiamo stare attenti perché omega ce l'abbiamo in gradi al secondo, dobbiamo portarla in radianti al secondo. Abbiamo visto che dopo un secondo il punto P ha descritto un angolo di 140 gradi, ma 140 gradi quanti radianti sono? Facciamo quindi la proporzione. 140 gradi sta all'angolo in radianti, come 180 gradi sta a pi greco radianti. Formula inversa, ci troviamo l'angolo in radianti. Sono circa 2,44 radianti l'angolo. Qui ho corretto che per sbaglio avevo scritto radianti al secondo, invece è l'angolo in radianti. Quindi torniamo alla velocità angolare, 140 gradi al secondo vuol dire 2,44 in pratica radianti al secondo, cioè l'angolo 140 gradi l'ho sostituito con 2,443 radianti. Ora che ho la velocità angolare espressa in radianti al secondo, la vado a sostituire nella formula per trovare la velocità di Q. Quindi abbiamo meno omega, il valore appena calcolato, per il raggio r 20 cm per il seno di alfa. Ricaviamo quindi con la formula inversa il seno di alfa. Le unità di misura sono andate tutte via, si sono semplificate. Radianti in particolare l'ho tolta perché è una unità di misura fittizia. E quindi il seno di alfa fa circa 0,614. Con la formula inversa, possiamo calcolare qual è quell'angolo che ha come valore di seno 0,614. Si dice che bisogna calcolare l'arco seno, cioè l'arco, l'angolo, il cui seno è 0,614. Si scrive anche, si può scrivere seno alla meno 1 di 0,614, che non vuol dire 1 diviso seno, vuol dire la formula inversa, vuol dire, conoscendo il seno di alfa, calcolare l'angolo. Questo angolo è 37,9 gradi. Ma in realtà gli angoli sono due, non c'è solo l'angolo da 37,9 gradi che è questo, c'è anche l'angolo supplementare, cioè
questo angolo qua che si calcola come pi greco, l'angolo piatto, meno 37,9 gradi. E questo angolo alfa primo vale 142,1 gradi, quindi è questo angolo qua. Questo vuol dire che ci sono due momenti, due posizioni del punto P, nelle quali il punto Q ha la stessa velocità verso sinistra, la velocità di 30 cm al secondo. Infatti il punto Q parte da qui e oscilla lungo il diametro di moto armonico, parte con velocità 0, acquista velocità, qui andrà a 30 cm al secondo, poi continua ad aumentare la velocità, nel punto centrale avrà la velocità massima, poi rallenta, nel punto simmetrico rispetto al primo avrà di nuovo la velocità di 30 cm al secondo, sempre verso sinistra, poi rallenterà ancora e si fermerà nel punto B. Quindi ci sono due posizioni simmetriche rispetto al centro in cui il punto Q ha la velocità di 30 cm al secondo verso sinistra. Questa posizione e quest'altra sono individuate dall'angolo 37,9 cm e 142,1 37,9 gradi e 142,1 gradi. Questi due angoli, volendo, potremmo anche portarli in radianti, basta fare l'equivalenza e 37,9 gradi sono 0,670 radianti, 142,1 gradi sono 2,48 radianti. Abbiamo quindi trovato i due angoli corrispondenti alle due posizioni di Q, dove la velocità è 30 cm al secondo verso sinistra. Ma la domanda non era gli angoli, era in quale momento, anzi in quali momenti, saranno due momenti, due istanti di tempo. Quindi sapendo che l'angolo è dato da omega t, con la formula inversa ricaviamo l'istante di tempo t, dividendo l'angolo o diviso la velocità angolare, che in realtà nel modo armonico omega prende il nome di pulsazione, però è la stessa cosa dal punto di vista numerico, quindi dobbiamo dividere alfa diviso omega, l'angolo diviso la pulsazione del modo armonico. Questo calcolo lo possiamo fare sia con i gradi, quindi l'angolo in gradi, 37,9 gradi, ma anche l'altro angolo, 142,1 gradi, diviso la pulsazione, che possiamo esprimere allora in gradi, quindi 140 gradi al secondo. Otteniamo così due istanti di tempo, 0,271 secondi e poco più di un secondo. Vuol dire che qui c'è l'istante 0 quando il punto Q parte da destra, dal punto A, poi passa a 0,271 secondi, il punto Q arriva qui, la sua velocità è 30 cm al secondo a sinistra. Prosegue, passa il tempo, quando il punto Q arriva in quest'altro posto, è passato poco più di un secondo, 1,015 secondi, e il punto Q ha di nuovo la velocità 30 cm al secondo verso sinistra. Oppure potevamo svolgere gli stessi calcoli con i radianti, quindi i due angoli 37,9 gradi e 142,1 gradi li esprimiamo in radianti 0,670, 2,48 e dividiamo per la pulsazione, però non più espressa in gradi al secondo ma in radianti al secondo, e naturalmente i risultati numerici sono identici. Dunque la prima parte, la prima domanda è risolta. Ci sono due momenti in cui il punto Q ha questa velocità di 30 cm al secondo verso sinistra, questi due momenti sono questi due istanti di tempo. Passiamo quindi a chiederci in quali momenti, se esistono, la velocità del punto Q è il doppio, meno 60 cm al secondo. Procediamo nello stesso identico modo di prima, quindi la formula della velocità, andiamo a sostituire i valori numerici. Le unità di misura si semplificano, ricaviamo seno di alfa, è tutto identico a prima, soltanto che qui c'è 60 anziché 30. Mentre prima seno di alfa veniva a 0,614, adesso seno di alfa viene il doppio, 1,23. Ma non esiste nessun angolo che ha un valore di sen alfa superiore a 1. Questo si può anche verificare con la calcolatrice, se andiamo a calcolare infatti qual è quell'angolo facendo il seno alla meno 1 che ha valore di seno 1,23, troviamo un errore, cioè la calcolatrice ci dà un messaggio d'errore perché non esiste un angolo che ha come valore di seno più di 1. Il fatto che l'angolo non esista vuol dire che il punto Q non arriva mai a raggiungere quella velocità richiesta, cioè non arriva mai a 60 cm al secondo. E questo è confermato anche dal calcolo della velocità massima che raggiunge il punto Q. Cioè possiamo chiederci qual è la velocità massima che raggiunge il punto Q
durante l'oscillazione lungo il diametro, sappiamo che la velocità massima viene raggiunta nel centro. La calcoliamo in valore assoluto, in modulo, perché una volta sarà negativa, un'altra volta sarà positiva, a seconda che il punto Q vada a sinistra o a destra. A noi interessa la velocità massima in modulo, il valore numerico. Il modo più semplice di calcolarla è ricordare che la velocità di Q è la proiezione della velocità del punto P sul diametro, ma quando il punto P si trova a 90 gradi o a 270 gradi qua sotto, la sua proiezione sul diametro rimane identica alla velocità P, quindi la velocità Q e la velocità P sono uguali, hanno lo stesso valore. Sono gli unici due casi in cui la proiezione coincide con la velocità P. E la velocità P sappiamo che vale omega r, la velocità del punto P che ruota di moto circolare uniforme, Vp uguale omega r, quindi basterà calcolare omega r per conoscere la velocità massima del punto Q. Questo calcolo ci porta meno di 49 cm al secondo, quindi si conferma che la velocità massima non raggiunge i 60 cm al secondo. Ecco perché non avevamo trovato nessun angolo in corrispondenza del quale Q aveva questa velocità, perché più di 48,9 cm al secondo Q non può raggiungere. Qui è riproposto lo stesso calcolo fatto con la formula omega r seno di omega t. Il calcolo fatto in modulo, quindi il segno meno non c'è, e l'angolo omega t corrisponde a 90 gradi a 270 gradi quando la velocità di Q è massima. Quindi mettendo l'angolo a 90 o 270 gradi il seno fa più o meno 1, in modulo fa 1, quindi il risultato è omega r, infatti è omega r, è il calcolo che abbiamo fatto prima. Dunque, riassumendo l'intero esercizio, ci sono dei momenti in cui il punto Q ha una velocità di 30 cm al secondo verso sinistra? Sì, questi due momenti sono questi due istanti di tempo che corrispondono a circa 38 gradi e circa 142 gradi. Quindi quando il punto P si trova qui, e questi sono circa 40 gradi, e quando il punto P si trova qua, e questo angolo descritto è circa 142 gradi. Di conseguenza il punto Q si trova qui e qua. E la sua velocità indicata qui con questa freccia verde è 30 cm al secondo in tutti e due i casi verso sinistra. Poi ci sono dei momenti in cui la velocità del punto Q è il doppio, cioè 60 cm al secondo verso sinistra? No. Infatti se andiamo a eseguire lo stesso calcolo di prima, troviamo che non c'è nessun angolo che ha valore di seno superiore a 1. Nessun angolo ha il seno alfa uguale a 1 a 23. Quindi se non troviamo l'angolo, vuol dire che il punto P è... Non c'è nessun angolo in cui il punto P si trova affinché la velocità sia 60 cm al secondo. Quindi vuol dire che il punto Q non arriva mai a quella velocità. Questo è confermato dal calcolo della massima velocità del punto Q che si ottiene quando Q passa per il centro. E questa massima velocità vale omega r. Facendo il calcolo vediamo che la massima velocità è 48,9 cm al secondo. Quindi effettivamente il punto Q non raggiunge i 60 cm al secondo mai.